sono troppo funzionali, non ho guardato. C'è una storia triste dell'ultimo anno di tremendo. Riusciranno mai a Beh, io non so che cosa sia successo lì fino in fondo, so soltanto che adesso la nuova proprietà di New Orleans è stata obbligata da David Stern a stare 20 anni a New Orleans per evitare un caso con quello. Ovvero sia, se il proprietario di Oklahoma City compra Seattle e Oklahoma City non ha una squadra, e come sempre, siccome quello è uno stato federale vero, è come Zugo, Unterwalde e Zurigo, se a Zugo sono interessati al tuo business e ti dicono guarda, a lei ci fa piacere, 1% di tasse, vieni, cazzo spengo. Lo stesso Oklahoma City ti dice di avere la squadra, praticamente non pagate niente. Allora questa cosa è troppo pericolosa come sistema, perché non c'è nessuno Oklahoma City, quelle di Oklahoma City ci va, e Seattle pagava il fatto che non hanno votato il terzo referendum favorevole sul palazzo, perché quella lega lì è fatta così, che la Key Arena era stata rinnovata ma non a sufficienza per il loro standard. Ma è possibile perdere una squadra in un posto del genere così? Che poi era Durant, incredibile, perché a questo punto sarebbero lì. Perché comunque vi ricordo che in quell'estate Arsi Buford mi disse che Sam Presti, sua creatura, che andava lì perché quando lui è arrivato Allen c'era e avevano anche Rashard Lewis, io credo ad Arsi, ma che cosa fa se no? Fa saltare tutti quel trattore, ricomincia da zero, dice al proprietario che non gli fa perdere un dollaro per i prossimi anni, e quel figlio di puttana simpatica è talmente bravo che vedrai che gli è giusto, che è giusto. Adesso questi qua hanno 12 mesi per vincere il titolo, partendo dalla diserbazione totale. Quindi, però hanno creato un precedente pericoloso, ovvero sia, quando Stern dice non voglio quello scambio, che è incredibile in un paese di libera concorrenza come gli Stati Uniti, che Stern dica ai Lakers non potete prendere Chris Paul, creando la più bella coppia dietro, credo la storia cioè, della NBA, ammesso che sarebbe, possano avere d'accordo. Come fai in un mondo di libera imprenditoria a dire no? Perché la proprietà gli ha detto, la nuova proprietà gli ha detto, ci fate cominciare da zero come Oklahoma City, non ci fate rilevare dei contratti troppo onerosi, quali sarebbero stati quelli che entravano a Marte, in scuola, quella gente lì, che avevano tanti anni, o Gasol, tanti anni di contratti. Ricominciamo da zero perché se c'è riuscito Oklahoma City a quelle cifre, ci possiamo riuscire anche noi. Credo che l'uomo di basket che lo deve fare sia Mike Zambelli, credo.